Ora, la nostra associazione a sede Erbusco, in provincia di Brescia, si occupa principalmente di cani e gatti abbandonati, però ci occupiamo anche di altri animali, quali ratti, conigli, topolini, tutti gli animali che si trovano in difficoltà, in quanto per noi tutti gli animali sono uguali, non siamo una di quelle associazioni che vuole solo cani e gatti. Noi magari recuperiamo animali attraverso segnalazioni da parte di gente. E poi li ospitiamo, ad esempio, i gatti. Abbiamo un piccolo gattile che in realtà è la taverna di Tania, perché non abbiamo ancora una struttura. I cani li ospitiamo in pensioni private, quindi siamo alla ricerca disperata di un terreno in modo da poter costruire una struttura definitiva, però purtroppo non salta fuori nulla, i comuni non ci aiutano, quindi noi siamo ancora alla ricerca di questo terreno. Quindi quando recuperiamo gli animali, li ospitiamo i gatti, nel gattile i cani, se è possibile li portiamo su alle pensioni, se magari invece sono troppo deboli o ad esempio dei cuccioli li teniamo in casa. Io ad esempio tengo molto spesso i cuccioli che ritiriamo. Quindi se dovesse esserci qualcuno che ha una cucciolata, però non se ne può occupare, allora decidiamo di accoglierli noi in modo di essere sicure di riuscire a fare delle adozioni buone e valide. La possono telefonare direttamente a Tania al numero 338-766-2780 oppure contattarci attraverso Facebook, quindi il gruppo si chiama Associazione Laica di Erbusco, oppure sul nostro sito www.laicaperlianimali.it. Oppure, beh, comunque sul sito poi trovano tutti i riferimenti anche mio e di Daniela. Ci possono magari aiutare con gli animali, soprattutto i cani hanno bisogno di essere portati a passeggio. Purtroppo noi ovviamente lavorando di tempo non ne abbiamo tantissimo. Quindi sicuramente altri volontari disposti ad andare su magari in giorni diversi farebbero veramente comodo. E poi anche per tirar su i fondi per mandare avanti la nostra associazione. Quindi noi organizziamo durante l'anno vari eventi. E se ci fosse comunque delle persone, se ci fossero delle persone disposte ad aiutarci, ne saremmo veramente felici.